Adriano Grossi di Fratelli d'Italia Alghero, già consigliere comunale, oggi qui in teatro si discute ancora una volta della quattro corsie, opera progettata 20 anni fa, ancora non realizzata. Ci può spiegare le motivazioni, secondo lei, del perché ancora oggi Alghero non può essere collegato alla quattro corsie per Sassari? Ma oramai la Quattro Corsie, il completamento della Quattro Corsie da Russa ad Alghero credo sia diventata una telenovela. Non si vuol prendere atto che il vero problema che non consente la definizione di questa strada è proprio il PPR di Renato Soro. E questo non lo dico io, ma lo dicono le prescrizioni ministeriali fatte già a suo tempo nel novembre del 2015. Cioè questo PPR vieta assolutamente la realizzazione di una strada a quattro corsie all'interno della fascia costiera ed è il caso nostro. Il funzionario del Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali non ha nessun interesse a negare questo tipo di autorizzazione, ma è stato chiaro, ha detto che se non si mette mano al PPR, se non si modifica il PPR, lui non può rilasciare nessuna autorizzazione. Il discorso è molto semplice, non si fa altro che parlare di massimi sistemi, non si fa altro che parlare di una strada a due corsie che nessuno verrebbe in mente di rilasciare una concessione per un restringimento di una strada da 4 a 2 per ovvie ragioni di sicurezza. Quindi non si capisce perché dal 2015, cioè da quando il sindaco Bruno era sindaco di Alghero e sapeva benissimo quali erano le prescrizioni ministeriali, non si è messo mano a questo benedetto PPR. Non si capisce se ci sono interessi politici di parte, non si capisce se ci sono interessi di personaggi sotto banco, non si capisce bene. Ma il fatto è che oggi, a tuttora, se non si mette mano al PPR, questa strada non si finirà mai. Per cui io confido. Proprio il sindaco di Nanni Campus, il sindaco di Sassari, ha colpito in pieno. Ha detto: ma bastava mettere mano al PPR già da 4 anni fa e avremmo probabilmente oggi iniziato i lavori e forse portato a termine questa arteria importante, vitale per la nostra economia.